Bene, andiamo a vedere adesso un video su come realizzare un diagramma a torta della composizione di una sostanza composta in termini di frazioni dei diversi elementi costituenti. Potremmo aprire direttamente un foglio di Google, ma in questo caso sarebbe bianco e quindi preferisco andare da Drive. E da Drive andare ad aprire il documento dove sono già impostati alcuni dati che normalmente dovremmo cercare nella tavola periodica, cioè in particolare le masse atomiche. Vediamo che la sostanza composta di cui ci occupiamo è il bicarbonato di sodio, la cui formula è NaHCO3. Quindi possiamo già scrivere, questa è l'impostazione, nome sostanza, formula della sostanza. In questo caso si tratta della formula minima, in quanto non è formata da molecole. Quindi scriviamo qui i numeri, cioè i simboli degli elementi. Quindi partiamo dal sodio, così con lo stesso ordine che leggiamo nella formula, simbolo Na, poi mettiamo il simbolo dell'idrogeno, quindi H. Poi vediamo la C del carbonio, simbolo C, e poi infine ossigeno a destra. Ok, ora che abbiamo inserito i simboli degli elementi costituenti, andiamo a scrivere gli indici, cioè in che rapporto sono questi elementi tra di loro in termini di atomi costituenti. Quindi vediamo che sodio, idrogeno e carbonio, NaHCO, sono tutti in proporzione 1 a 1, quindi 1, 1, 1, mentre l'ossigeno vediamo qui che ce ne sono 3, è il triplo, quindi per dire che l'ossigeno è il triplo, qui ci siamo persi un 1, io l'avevo messo, ma poi qui col cellulare le cose vanno e vengono, mettiamo il 3. Bene, sotto abbiamo quindi i pesi atomici presi dalla tavola periodica del libro, così come sono, con tutte le varie cifre. Adesso quello che dobbiamo fare è, dalle masse atomiche relative, dobbiamo trasformarle in masse relative per elemento. Quindi siccome quanto ce n'è di elemento sodio in tutto? Ce n'è 22 moltiplicato per 1, e quindi qui andiamo a scrivere la formula uguale, questa è la barra della formula dove ci sono tutte le funzioni, le operazioni, parentesi, eccetera. Quindi uguale, clicco sulla casella. Poi clicco sul per, che sarebbe l'asterisco, e clicco sull'1, cioè sulla casella B4, dove trovo quel valore di numero di atomi. Quindi se io moltiplico 22,98 per 1, otterrò 22,98. E adesso non devo fare altro che cliccare qui, fare copia e poi andare a incollare sugli altri tre elementi, quindi ritocco, faccio incolla, ecco qua, e trovo che gli altri pure sono uguali, mentre l'ossigeno è il triplo, da 16 a quasi 48, da quasi 16 a 48. Quindi adesso devo trovare il peso formula, perché mi serve il totale. Quindi queste sono le masse di tutti gli elementi, mi serve il totale per poter trovare poi le frazioni dei dati parziali rispetto al totale. Quindi per fare il peso formula vado sulla barra della formula con un doppio clic, faccio uguale la somma, quindi sum, non so perché qui vuole l'inglese, partiamo da qua, andiamo a sinistra, forse è più facile, sì, ecco, forse ce l'abbiamo fatta, chiudo la parentesi, tolgo questo, non ha capito, questa è una parentesi. Tolgo questi due punti di mezzo e faccio finalmente invio, e ho ottenuto finalmente il valore 84, qualcosa. Questa è la somma di tutti i pesi. Adesso che io devo calcolare la frazione del totale, prenderò la formula uguale, clicco qui sul totale del sodio, scrivo diviso, perché devo trovare la frazione del solo sodio totale sul totale, che è questo, sull'intero. Però devo ricordarmi di mettere un piccolo dollaro qua, perché altrimenti
altrimenti ecco il dollaro sulla barra della formula, altrimenti non andrà a copiare sempre sullo stesso valore di 84. Faccio invio, seleziono, faccio copia e trascino adesso su questi altri valori e andiamo a finire anche sotto al peso formula per vedere che effetto fa, incolla e vediamo tutti i valori. Eccoli qua. Abbiamo le nostre frazioni. Il sodio è il 27% perché questo sono 27,3 centesimi, quindi 27%. 1,2% sono 1,2 centesimi, 14 centesimi quindi 14%, 57% l'ossigeno perché è di più perché ce ne sono 3. E il totale non è stato calcolato? Sì, il totale è stato calcolato, è 1, quindi l'intero ce l'ho, è 1. Quindi è vero che queste sono delle frazioni. Adesso per concludere andiamo a scrivere qui, copiare oppure i simboli degli elementi, perché solo con questi il diagramma a torta riporterà questi simboli. Copia, li devo mettere sopra ai valori, incolla, ecco qua. Seleziono anche sotto, quindi devo prendere solo i valori, i quattro valori. Dopodiché ho questo più quassù in alto e scelgo di inserire, inserisci, grafico. Ecco, il grafico è intelligente e mi propone direttamente il diagramma a torta. Posso vedere se mi mette la leggenda o non me la mette. Potrei anche non metterla. Nessuna. Oppure potrei anche mettere qualcosa che mi indica i titoli, non me li mette. Delle linee, queste si possono fare, le linee che collegano al colore si può fare soltanto con il computer. Quindi andiamo a rimettere la leggenda, la mettiamo, forse è meglio metterla in alto, così, ecco, molto meglio. E adesso a questo punto torno, gli dico che mi va bene così e torno al mio grafico. Chiaramente è gigantesco, quindi io non devo fare altro a questo punto che rimpicciolirlo. Rimpicciolirlo, lo mettiamo a dimensioni umane, poi ringrandisco il foglio di calcolo e a questo punto come faccio a prendermelo? Semplice, devo fare un bello screenshot e poi dopo mi metterò il file creato e lo metterò dentro il mio documento di Google dove deve andare, dove è destinato ad andare. E questo quindi è tutto.